Ragazzi, ciao. Ero poco fa in diretta sia su YouTube che diciamo qua sul tablet che su Instagram. Solamente che credo che si è cancellato il mio video piccolo che ho fatto qua su YouTube. Vabbè, vi faccio il video di 2 minuti. Ciao raga, benvenuti a questo mio piccolo programma. Faccio veloce perché ho già fatto su Instagram un video. Il programma si chiama ovviamente di tutto e di più. L'autore sono io, ovviamente, che vi parlerò di parecchie, parecchie cose. Dalla meteorologia, che io sono parecchio appassionato, alla musica, alle classifiche e ad altre cose, che io sono molto appassionato di classifiche, musica, meteorologia, sono esperto, ok? Da anni la seguo e so, e ovviamente so un bel po' di cose, ho studiato, diciamo, eccetera. Quindi, se avete una domanda meteorologica o musicale, quasi sicuramente io saprò rispondervi, quasi sicuramente. Comunque, da parte questo. Niente, mi sa che si è cancellato il video che ho fatto poco fa qua, perché sono stato un po' scemo. Vabbè, l'ho cancellato per sbaglio, forse, ok. E niente. Comunque, adesso raga, vi lascio. E magari ci vedremo ovviamente qua su YouTube, non so chi mi guarderà, con un altro video. Se volete scrivermi una email, fatelo. Io non mi privo, @hotmail.com. Chi volesse scrivermi magari una mail. Chiaro? Quindi, adesso raga vi lascio, ho fatto questo piccolo pezzo di diretta per... Aspettate, prendo il tablet, qua c'è ancora la scatola di Natale, di Natale, non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno. Poggiato bene. Ok raga, mi si vede quanto grasso, no, che fisico che ho, no. Comunque, ragazzi, adesso vi lascio. Vi do appuntamento alla prossima. Al prossimo. Potrò fare una diretta YouTube magari. O domani mattina, che è venerdì 26. O domani mattina, o magari ve la faccio anche una, no una notte, raga. Vi faccio una diretta su YouTube. Magari una notte, dopo l'una di notte, nella cucina di là e niente, insomma. Aspettate, eh. Eccomi, piano, piano, no, no, smettila, ragazzi, scusate, ma mi ha dato una spin, fatti vedere, e scappa, dai, fatti vedere, ragazzi, voleva farsi vedere, ma è scappato, solito, vabbè. No, raga, scusate, ma sei impazzito? Fuori! Incredibile! Tu che scusate, cos'hai da guardarmi tu? Ah, ok, no, no, scusate, raga. Posso? Dimmi se. Ma cosa c'è? Cos'hai? Ah, scusate, raga, scusate, no, lo vedo triste. Lo metto qua. Vedo di brillantini. Questa è quella roba di Natale, raga, ancora. Cioè. Vabbè, raga. Che dire? In questi ultimi minuti? Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? No. No. Scusate un attimo, raga. Aspettate. Questa cos'è? Ah, un foglio. Un foglio si vede. No. Ehi, quanti? Quanti? Prepoggio, delicatamente. No, si vede un po' scuro, beh, oh, se faccio un... Ragazzi, oh, se faccio un video di giorno si vede benissimo, di sera sempre un po' meno. Quanti soldi? È vuoto! No! Convinto di avere soldi! Ero convinto, raga! Ero convinto! No, non c'ho soldi! C'ho soldi! Pazzesco! Scusate, pronto?
No, guarda, sono già in ritardo perché devo andare via. Scusa, mi sto facendo una diretta per YouTube. Sì. Va bene, ne riparleremo, però non in questo momento, va bene? Ok? Va bene? Ok, sì, ti farò sapere quando. Ciao, ciao. Ragazzi, scusate, scusate, terremoto. Ah. Scusate, raga. Ma quando mi sto facendo un... sto lavorando, c'è uno che mi chiama e mi dice, ma mi puoi venire a portare la farina che sto facendo una torta? Cioè, una torta a quest'ora. Uno si mette a fare una torta a quest'ora. A meno che domani, cioè, almeno questa persona avesse un compleanno domani, qualcosa, festeggiare qualche avvenimento, invece no. Lui mi chiama a quest'ora per dirmi se gli porto 1 chilo di farina per preparare la torta. Cioè, a quest'ora. Alle, che ore sono? 8:30 di sera, adesso vado. 8:26, quindi a quest'ora. Uno vuole fare la torta a quest'ora. No, pensavo che mi stesse richiamando. Cioè, uno mi chiama, uno che conosco, mi ha chiamato veramente, mi ha chiamato veramente, mi ha chiamato veramente, mi scappa, No, comunque, a parte di... Ed è arrivato il momento, la mia nuova rubrica che si chiama Palleggio Veloce. 1, 2, 3. Palleggio Veloce. Vai. Avete visto che bravo? Ok, rubrica terminata, una rubrica veloce a caso proprio. Ultima rubrica e poi vado. Si chiama Pesa Veramente. Sollevamento pesi. Vado, vai. 1, posto, finito. Ok. Oh, per oggi basta. Ragazzi, arrivo. Aspettate perché qui c'è un po' di confusione. Non so chi vedrà sto video, ma forse nessuno, magari sì, magari no. No. Ok. Qua c'è il solito libro. Avete visto? Adesso vado, ragazzi. Il mio programma che registro dura circa 10 minuti, un po' di più, un po' di meno. Devo fare un programma più veloce, ma alla fine però... Circa 10 minuti, ma forse anche meno, tra poco. Infatti vado. Barzellette. Delta. allora, vediamo se c'è qualcosa qua. Questa è una battuta vera, detta da un politico. Dicono sul mio conto delle menzogne così grosse, ma così grosse che la metà sono vere. Quindi è vero. Come si chiama l'organizzazione internazionale che tutela gli smemorati? Come si chiama, raga? Amnesty International. Che dire, eh? Ultimo, nel Far West, un cowboy molto grasso, sì, grassi, non mi si addice, no, entra in un negozio di jeans. Avete la mia taglia? No, mi dispiace. Barzellette, compratelo, ne vale la pena. Ne vale la pena buttarlo a bruciare. No, scherzo. No, raga, comunque adesso vado. Qua ci sono tanti libri. Questo cos'è? Non è il mio caso. Il cibo in gravidanza, non è il mio caso. E... No, comunque, adesso vado, raga. È pieno di libri qua sotto, raga, perché qua ho un intero studio qua sotto. Ultimo, poi vado. Oh, scusate. L'italiano in ufficio. L'italiano in ufficio. L'italiano in office. Bisogna parlare. Oh, qui c'è una scheda Vodafone, ma veramente vecchia. E niente. Un po' vicino sono. Comunque adesso vi lascio, dai. E noi ci vediamo magari facendo un altro video YouTube dopo la mezzanotte. Ma non lo so. O in settimana, o non lo so quando, o anche di mattina, magari col chiaro. Vi rendiamo noto che la prossima riunione avrà luogo giovedì 13 alle ore 11. Quindi vi rendiamo noto. Si parla così in ufficio. Ok? Si parla così. Bene in ufficio. Ok, raga, noi ci vediamo alla prossima e niente. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo programma che ho fatto. Non so chi guarderà questo video. Vi ripeto ancora la mia mail che è ionomiprivo@hotmail.com. Io vi direi anche il mio numero di telefono, raga, ma dopo mi contattate tutti. Mi contattate chi guarda il video. Magari vi dico il mio numero di telefono, ma per ora non ve lo dico. Ciao, raga, ci vediamo e grazie ancora e. Alla prossima, ok? No, ciao raga.
La devi piantare, chiaro o no?